Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio dello scorso anno, con la doppia data di San Siro Canta Max, la festa è continuata quest'inverno per poi andare avanti nei Palasport, andare avanti a celebrare una carriera straordinaria, quella di Max Pezzali. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Pezzali, da Hanno ucciso l'uomo ragno, lo straordinario debutto che aveva conquistato all'istante tutta Italia nei primi anni 90, alle leggendarie Sei un mito e Nord, Sud, Ovest, Est, passando per la romanticissima Come mai e la nostalgica Commovente gli anni. Una scaletta pulita, un concerto semplice che propone Pezzali sul palco accompagnato da grafiche innovative, ma che si concede solo il vezzo delle sue note e anche un po' improbabili camicie, perché del resto, come ha detto lui al pubblico nelle due date padovane in fiera a Padova, alterno da sempre romanticismo, qualche vena rock e le ballate ad una tamarraggine assoluta, ma è quello che il suo affezionato pubblico si aspetta da lui, e infatti la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce. Non uno qualunque, però, questo over 50 che da sempre vive di musica. Lo testimonia la sua band, fatta di musicisti dalla grande esperienza, ma anche profondamente innovativi. Due ore e mezzo di musica che sono sembrate passare insieme ad un vecchio amico. Diverso ma apprezzatissimo da orde di giovanissimi, il concerto di Shivo, ospitato venerdì scorso e sempre a cura di Zed alla Kyoen Arena. Grazie ragazzi, questo è il mio primo tour, so che per essere qui avete dormito anche sui treni, questa è una data sold out e voi siete stati più veloci degli altri. Così il 23enne rapper Shiva al Geox di Padova la sera del 24 marzo, davanti a migliaia di ragazzini che hanno affollato lo spazio antistante il teatro dalla mattina. Teatro che è esploso intonando Niente da perdere, ma è stato in fermento per tutta la durata del concerto, attesissimo dai giovanissimi da molte settimane, tanto che i biglietti erano appunto sold out praticamente dall'uscita della data. Il suo Milano Demons Tour continua a rivelarsi un grande successo, collezionando sold out e nuove date. Arriva dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album Milano Demons, uscito per Milano Ovest e distribuito da Sony Music Italy, che ha debuttato subito al primo posto della classifica settimanale Top Album Fimi e ha da subito invaso tutti i suoi brani con la chart Top 50 Italia di Spotify, inserendosi anche a gamba tesa nella classifica mondiale dei brani più ascoltati. Shiva, milanese, classe 1999, si è avvicinato al rap negli anni della scuola e dal 2018 attira i riflettori di tutta Italia con un percorso di singoli e freestyle su YouTube che lo rende unico nel panorama italiano per prolificità e qualità, portandolo nei mesi successivi a collaborare con artisti del calibro di Spare e Basta, Capo Plaza, Marrakesh e molti altri. Da allora non ha smesso di stupire i suoi ascoltatori sfornando una hit dopo l'altra.